Benvenuti a questo nuovo special del Salotto Monogatari. Un oggi po' meno siamo scazzato, con. però, Marco, per favore. Oggi siamo con Fabrizio Ciavoni. Ciao Ciao Fabrizio! Marco, ciao Simone, Benvenuto! che bello avervi qui, che bello! Benvenuto in questo podcast! Oggi Grazie! dirò con chiarezza la motivazione dietro questa puntata. Fabrizio voleva fare una monografia su Jane Shenbrun, regista non binary, vi ricordo, quindi disclaimer, parliamone, cioè teniamoci accurati nel linguaggio, che è dietro la regia di tre film. Però io ho detto, guarda, siccome in effetti è un discorso che è amplificabile, perché in realtà Jane Shenbrun è la punta dell'iceberg di un mondo che in realtà è sotterraneo e di cui non si parla e che produce tanta, invece, tanto materiale che spesso è tenuto scollegato e che noi invece potremmo tenere assieme. Allora ho detto, senti, facciamo questo special incredibile Ma perché no? No, in cui cerchiamo di venire a capo, in generale, probabilmente di come Jane Shenbrun ha tradotto l'idea di creepypasta al cinema e di lore internettiana e di folklore internettiano. E infatti c'è anche Simone che, quando si parla di folklore, è tutto in. Ecco qua. È attirato, Ha tirato il pornografia. Pornografia folcloristica, ricordiamo la Certo. citazione massima del nostro capitano. Allora, io faccio una breve introduzione, però Certo. poi andiamo a braccio e vi lascio la parola. Guarda. Jane Shenbrun, appunto, ha realizzato sostanzialmente tre lungometraggi e un cortometraggio. C'è in produzione il quarto lungometraggio in questo momento. Il primo film Yes. è A Self-Induced Hallucination del 2018, che è un montaggio di molti filmati di YouTube legati a Slenderman, quindi alla mitica figura dell'internet, che nel 2009 catenò tutta una mania di utenti e di surfer che si riunivano nelle chat, nei forum e creavano storie, appunto lore direbbero oggi, facevano topoiesi internettiana, quindi creavano miti e creavano storie. E We're All Going to the World's Fair del 2021, che è un film che noi, che una volta facevamo lo special horror found footage, avremmo definito ibrido, non lo faremo ancora, però vabbè, lo definiremmo ibrido e in screen sharing, quindi con molte sequenze realizzate. Fabrizio, ti vibra la vita, scusami. Mi è richiamato e non so Fabrizio perché. vibrante. Esatto. Il vibrafono. Sì, che Sì. appunto è stato un film che è stato presentato al Sundance, ha diffuso la fama di Jane Shenbrun e che parla di una ragazzina che in qualche modo si immerge in un'esperienza un po' mi pare di gioco horror, o comunque in un'esperienza online che la mette a contatto con una figura misteriosa, appunto. E questo è un film, diciamo, che mischia l'horror e il dramma in una maniera abbastanza, come dire, compiuta, direi, con un discreto social commentary. Cosa che succede anche in A Saw di TV Glow, che è invece la prima grande produzione di Jane Shenbrun, perché è una produzione A24. Arriva nel 2024 al Sundance e poi a Berlino, ed è un film che parla di due ragazzini che si ossessionano con una serie televisiva e, Piccolo diciamo, per farla molto semplice, si convincono di poterci entrare, o comunque di poter interagire e diciamo, si convincono che la loro esistenza, l'esistenza di questa serie, in realtà è divisa da una membrana molto più permeabile di quello che sembri. L'ho fatta molto semplice. anche forse di interscambiarsi, scusa, di interscambiarsi con questa serie, questo The Pinco Pack, no? Cioè, come se diventassero, non solo c'entrassero, ma ci facessero una specie di giro e si integra la loro vita, che si integrasse con questa cosa, facesse parte, non entrarci semplicemente, come se le vite reali loro, le vite fittizie, fossero una cosa da cui poi non puoi uscire, come in un loop senza continuità, no? Senza soluzione di continuità.
Sì. Non lo so. Cioè, vabbè. Quindi, no, e quindi con... No, hai fatto benissimo, perché ora ti do la parola, perché col grande entusiasmo che mi contraddistingue, sì, ora, diciamo, farò parlare Fabrizio e Simone di Jane Shenbrun e poi mi ricollegherò a quello che, diciamo, a quello di cui in realtà voglio parlare io, perché non voglio parlare di Jane Shenbrun. Ecco, quindi... vai, vai, Fabrizio, vai. Fabrizio, mutato il gesto, non vuoi parlare di Jason perché sei un non binary. No, hater, no, ci chiudo. Ah, c'è Eddie di Jason, ok. Ecco. Tra l'altro, poi i suoi quattro preferiti di Letterboxd sono figa. Ho messo Dracula de Pop, non ho visto. Vabbè. No, a me mi è interessato molto. L'ho voluta fare perché ho detto, boh, sono cose che sta puntata l'ho voluto, capito io una volta. Tanto mi dico, ma si potrebbe fare, Marco dice sì, dai, ma in realtà poi alla fine se c'è spazio me lo dice, quindi nel senso non è mai così, visto che alle canoniche anche tipo su Trap non mi invitano, allora dico, beh, mi invento io qualcosa. Parliamo di Jane Shenbrun, sta diventando una puntata a metà salotto così. Sì, esatto, Fabrizio versus Salotto Monogatari. No, non si io Libertoni. Aggiungo che io e Ciao abbiamo sempre gli stessi gusti, quindi c'è un problema di fondo. Esatto, poi faremo uno speciale io solo te Simio sulle Director's Cut sarebbe sarebbe questo lo special nostro se comincia, però Jane Shenbrun. Scusami, hai ragione, sono un uomo premessa io. E niente, mi è interessato molto la sua TV Glow perché mi è sembrato quello che volevo dire, che stavo dicendo prima che di iniziare, che a Marco, che ormai questi thriller horror, che in realtà sono molto più thriller che horror, ma comunque poi esplorano parti buie, dark side, di in questo caso di internet, ma di tanti aspetti, in Long Legs c'è il satanismo, che lo è già di per sé, o in altre cose, hanno molte tematiche, ma Cucù che comunque c'ha anche delle che di per sé è un thriller, ma c'ha delle tematiche, c'ha dei risvolti molto di paiura, è che praticamente sono tutti film che io a me ho pensato molto che se ormai loro che non è che fa paura, deve molto turbare, anche spaventare. Long Legs mi ha fatto cagare sotto, ma anche dei soliti TV Glow è molto spaventoso, è molto, ha dei svolti nel senso visivi molto molto turbanti. Non so, penso, messo qui siamo spoiler free, penso alla scena in cui praticamente la serie finisce da Pinco Peck, finisce, poi dice, e lui il protagonista sta lì e si guarda fino e dice, e poi alla fine finì e basta, it just ended, e la scena dopo è praticamente il padre, che tra l'altro mi pare sia interpretato da Fred Durst del Limp Bizkit, quindi tra l'altro, che praticamente lo va in camera del figlio e lo vede che sta, come dicevi tu, sta cercando di entrare in questo caso proprio dentro la TV, ed è come se questa TV lo stesse risucchiando e allo stesso tempo si stesse creando una specie di varco in cui lui vuole penetrare, in cui alla fine probabilmente riesce a perché visto il finale, tutta la parte finale che è davvero opprimente, davvero, in cui ci si può trovare chiunque in un momento della propria vita, in cui a un certo punto anche da tutti i contesti della vita, del mondo che puoi avere, poi alla fine l'urlo finale di lui che dice, proprio fa mammi, che proprio dice mamma, io qui sto morendo, capito? Quindi questo volevo dire, secondo me è molto, turba molto, e secondo me arrivo al primo scontro, attacco contro Marco. Tu mi dicevi di We Are Going to the World's Fair, dicevi che alla fine è un po' moralista. Secondo me, io non sono per niente d'accordo, perché paradossalmente, secondo me, è molto più moralista, pur non essendo neanche quello, il tuo amato, e anche da me ovviamente amato, The Den, che mi sembra quello sui pericoli del fatto del voler piegare la realtà alle nostre esigenze, del voler far sì che un gioco diventi realtà, e la realtà sia come un gioco... E si mischi tutto con questi giochi di ruolo, che alla fine sono giochi di ruolo ma sono torture e omicidi, sono degli snuff interattivi quelli di The Den alla fine, e questo mi sembra molto quello più, e invece il fatto che Jane Schoenberg
mi correggi bene che il cognome non lo dico bene. Chamber. Allora sono io sono quello io l'anti no e e lì invece mi sembra che comunque ci sia tanto da discutere, tanto da parlare, non è soltanto di dire oddio internet c'è un sacco di roba e quindi stiamo attenti perché poi chissà che succede, ci roviniamo le vite, non perdiamo il rapporto con la realtà e dobbiamo mantenere la nostra vita e non fare bla bla bla. Mi sembra che faccia un discorso molto teorico e molto teorico, molto molto puntuale, molto, molto realistico e molto ragionato su cosa vuol dire, su ciò che è il congiuntivo, oggi non me lo so perso, su come, descrizioni di come si vive, di come viene vissuto, di come si vive una realtà che ormai Non è realtà, ma lo diventa perché internet è insomma il modo che adesso non si può manco più definire internet, perché l'internet una volta era una cosa legata a sé, accendevi un computer, ciao. Adesso col fatto che abbiamo su miei dispositivi, non soltanto i cellulari, pure l'orologio, lo smartwatch dell'orologio che ci dà le notifiche, no? Capito? Sembra quasi un'estensione di noi. Quindi questo racconta che come, e non lo fa come realismo, lo fa con tante, lo fa in modo teorico, tipo proprio, è come se fosse un ABC, è uno forse dei primi registi, ecco, infatti adesso faccio, sembra un bar, è un casino, uno dei primi autori, uno dei primi artisti, gli autori, J. Schoenberg, che appunto ti dice, ti fa una specie di ABC, ti fa un corollario di ciò che... Poi ci sono stati tanti altri, appunto, The Den, tanti altri film su questo, però secondo me Jane è come... Così non dico il cognome. Jane mi sembra quella più... l'autore più forte su questo, pur essendo appunto incorrendo a pericoli di come... Di ciò che dirà adesso Simeone, perché lo so già dove vuole puntare, c'ha il suo hating contro, se io ce l'ho con il salotto, lui ce l'ha con qualcosa di cui, che dirà dopo no. Quindi nel senso mi sembra che sia sì con la patina del caso, poi ovviamente col fatto che sia una produzione del 24 più che netflixiana sono questo molto diversi, TV Glow, giusto? Sì, sto parlando della sola di TV Glow, sono tornato alla sola di TV Glow e mi sembra tutto molto, molto argomentato, molto puntuale, e il moralismo secondo me deriva dal fatto che uno magari deve dare, non dico un giudizio, ma debba scaturire qualcosa, no? Mi sembra come Herzog, che alla fine lui, mazza che sta scomodando, che alla fine lui fa il suo, la sua arringa finale, ti dice la sua opinione, ma non è mai un giudizio, è soltanto ciò che ha capito da tutto ciò che ti ha detto, da tutta la ricerca che ha fatto per portarti a quella cosa là. Quindi dice, guarda, io con questo film, con questa cosa, voglio dire quest'altra cosa. Quindi non c'è un vero giudizio, non c'è una considerazione, un come dicevo in quell'anime, che è uno dei pochi anime che ho visto, che mi fanno schifo, Golden Boy, che diceva, oggi ho imparato qualcosa, e diceva che si impara qualcosa da ogni cosa che si vede. Quindi, nel senso, il giudizio poi... aspetta a chi magari lo guarda, aspetta a chi magari lo vuole affrontare, vuole o magari capire cosa ha capito da ciò che ha detto. Quindi non lo so, questo però lo dico. Io farei rispondere Simone e poi io metto assieme tutto. È così, io magari rimarrei sul punto del moralismo e spezzo una lancia a favore, diciamo, dell'opinione di Marco. Io credo che in tutti e tre i film ci sia una sorta di moralismo oppure di lancio di messaggio finale che un po' contraddice quella che è l'operazione che secondo me è più forte all'interno del suo cinema, che è quella della sensibilità e del rispetto nei confronti dei personaggi, della loro caratterizzazione, ma soprattutto della loro psicologia, che secondo me
è molto ben delineata, che poi probabilmente deriva da un tot di esperienze personali che, proprio in virtù del fatto di essere queer, la regista ha vissuto. Infatti in tutti e tre i film comunque vengono narrate in un modo o nell'altro, perché ricordiamo che Self-Induced Hallucination è comunque una raccolta di video di YouTube, vengono presentate un po' queste storie queer sullo sfondo, poi, che sembra quasi un pretesto. Quindi da un certo punto di vista capisco anche il modo in cui si parla di internet, però lo fa in maniera molto laterale, in maniera molto meno come dire, molto meno presente all'interno di internet rispetto ad altri esperimenti come possono essere The Den, visto che prima Giavoni l'ha voluto inserire in mezzo per criticarlo. No, adoro, un capolavoro, però dico soltanto che se lo è uno, una lista lo è anche lo è anche l'altro, ma allo stesso tempo non lo è, perché se lo è come una cosa che non lo è, non lo è neanche altro, non c'è un rapporto. Comunque, scusa, non volevo interrompere. Ecco, no, e quindi dicevo, secondo me questa cosa di internet poi è comunque uno sfondo che si va a sfumare, si va a perdere, proprio nel momento in cui ci si concentra sui personaggi che raccontano di queste esperienze queer. E quindi internet, come dicono in Self-Induced Hallucination, è un conduttore di esperienze poi che dalla vita reale passano a internet e da internet passano alla vita reale, proprio in virtù del fatto che esiste questa indifferenziazione tra le due dimensioni, che più andiamo avanti nel tempo più è marcata, come si può vedere anche in I Saw the TV Glow. E quindi sì, credo che in tutti e tre i film ci sia un po' questo atteggiamento verso un messaggio finale. Per esempio in A Self-Induced Hallucination si parla comunque di quello che è una specie di coscienza condivisa tra tutte le persone che partecipano all'interno di queste mitologie, di queste lore, di questi giochi. Ad esempio in We're All Going to the World's Fair lo chiamano MMORPG, ma non è una definizione corretta, come poi magari dirà Marco, visto che è il suo campo, almeno all'interno di questa puntata. E quindi sì, pare che ci sia sempre quest'internet come sfondo, ma sia poi alla fine un conduttore di queste esperienze condivise, che poi aiutano i personaggi anche a distanza, ma anche con una certa differenza di età. Per esempio in We're All Going to the World's Fair il personaggio che parla con lei è comunque un adulto con una famiglia, ed è l'unica famiglia che vediamo all'interno del film, perché il padre di Casey, della protagonista, si sente ma non si vede mai. E allo stesso modo in I Saw the TV Glow c'è questa componente familiare molto più marcata, ma perché è anche molto più vicino alla fiction, possiamo dire, rispetto ai due precedenti. Uno perché è un montaggio appunto di video reali, e l'altro perché comunque ha una forma abbastanza strana, poi magari entriamo nel dettaglio specifico. E quindi secondo me sì, lanciano questi messaggi che potrebbero anche essere giustificati un po' dalla forma, ma il punto è che secondo me questo moralismo di fondo alla fine c'è, e va a perdere un po' la potenza, quello che secondo me è il punto di forza che dicevo prima, ovvero la caratterizzazione dei personaggi. Per esempio, per rimanere su I Saw the TV Glow, credo che il finale sia un po' troppo sadico nei confronti del protagonista, per quanto comunque voglia raccontare questa esperienza appunto di uscire al di fuori dell'armadio, coming out of the closet, per usare appunto il termine specifico, perché è quello che parla più nello specifico di esperienza trans rispetto ai due precedenti. E lo fa attraverso delle metafore come possono essere il soffocamento, il cuore che viene strappato, l'identità che deve essere ritrovata, sempre attraverso appunto questa indifferenziazione tra la loro esperienza e l'esperienza dei personaggi all'interno della serie TV, tant'è che alla fine ci sono quasi dei deliri da parte della coprotagonista, che crede di essere proprio lei un personaggio della serie TV. E alla fine mi pare che il film punti su questo sadismo nei confronti del personaggio principale, che rimane isolato in un'indifferenza totale da parte delle persone che lo circondano, perché lui ha deciso di continuare a mascherarsi, che da una parte è probabile risuoni con molti spettatori che magari hanno affrontato esperienze simili, però diciamo che magari vederlo a schermo può rievocare una parte dei traumi che sono stati vissuti proprio dallo spettatore, che da una parte ci sta, dall'altra mi sembra punti un po' al moralismo, al dovete fare questa cosa perché è più corretta, che ci sta anche nell'atto di sensibilizzare,
però si perde un po' quell'ambiguità che secondo me è tipica e dovrebbe essere tipica di queste narrazioni, di cui magari ora parlerà più nello specifico Marco. Ok, dunque, io quando parlo di moralismo in Shenbrun, innanzitutto il moralismo spesso può essere anche una comodità di scrittura, del tipo io devo chiudere un discorso, lo voglio fare in modo coerente, e allora ci metto un tono che, come dire, gerarchizza, ok, le cose, per cui creare queste gerarchie in qualche modo mi aiuta a capire cos'è che, dove la regista o il regista vuole andare a parare e cosa mi vuole dire rispetto a un dato ambito. Io innanzitutto replico al paragone con The Den. La parola moralismo secondo me va associata a social commentary, che è un discorso che in Jane Shenbrun c'è e che è quello della contestualizzazione continua di ambienti, di contesti provinciali americani, di contesti familiari, che ci sia o non ci sia. Anche l'omissione della famiglia è sempre un discorso sulla famiglia. In We're All Going to the World Fair, il fatto che lei sembri praticamente sempre da sola lo dice chiaramente, in realtà, dell'assenza di una figura, ok? Così come i momenti fuori dallo screen sharing, che sono di lei che cammina per strada, dicono chiaramente di un contesto. The Den è un film molto più astratto, è un film in cui internet è in forma, mentre in Jane Shenbrun ha sempre una forma molto ben precisa internet, cioè le conseguenze dell'unione con la realtà e della fusione con la realtà hanno connotati comunque sempre ben riconoscibili. In The Den sono veramente entità fantasma quelle che osservano, spiano, guardano e riempiono il mondo di occhi, che poi noi riempiamo di complottismi. Non esiste mai un commento sociale su chi subisce quello sguardo è indifferenziato. In Jane Shenbrun questa cosa non esiste, l'obiettivo è molto più preciso, è connotato da un punto di vista socio-antropologico, e sono giovani che vivono in un contesto ben specifico, spesso di carenza affettiva oltre che eventualmente economica, ma soprattutto affettiva, e sono pure tra l'altro colti in un processo di transizione e trasformazione. Come dice Simone, So TV Glow è particolarmente esplicito ed è un discorso che chiaramente a Jane Shenbrun interessa, quindi diciamo secondo me è la connotazione socio-antropologica che è insistita di questi film che mi fa dire probabilmente è come se mi venisse detto: se ci sono giovani traumatizzati, internet o comunque la finzione, il mondo della finzione, l'immersibilità della finzione è una cosa pericolosa, e per me è molto troppo semplice. È quello il mio problema, perché c'è una connotazione precisa e c'è un dire con quella connotazione ci sono dei pericoli, e per me è, come dire, è degno di un trend, di un post di X o di Twitter, come densità, ok, di discorso. Che poi, secondo me, sia molto migliorata la resa dei film di Jane Shenbrun, è una cosa che condivido. Cioè io credo che I Saw the TV Glow sia il primo film che più o meno mi piace di Jane Shenbrun. Però, ma perché secondo me mi restituisce in esperienza formale. Cioè io credo che formalmente il film sia molto ipnotico e non credo che rigetti schematismi da indie americano che io malissimo tollero, e quindi va bene. Però secondo me questo sottotesto di commento, che fa bene il paio con certe tendenze di sensibilizzazione queer che esistono nel presente, secondo me esiste ed è un po' pesante. Io dico una cosa e poi lascio la parola a Fabri. Volevo un attimo, sì, sono d'accordo sulla connotazione di internet nei due prodotti, cioè nei suoi tre film e poi in The Den, però comunque voglio ricordare che The Den parla di un sotto internet, proprio di un sottobosco all'interno di internet, che è quello un po' del dark web, di queste cose che sono internet ma sono anche non internet in un certo punto di vista, perché hanno connotazioni molto più reali alla fine, dove le connotazioni sono poi l'omicidio, però aspetta, sì, ha conseguenze concrete, ma
Cioè, The Den è una piattaforma che simula chat roulette. Il dark web non viene mai nominato. È probabilmente quello che noi immaginiamo essere il mondo da cui gli assassini, i killer senza volto, agiscono per hackerare i computer. Cioè, non è Unfriended Dark Web. No, in realtà si vede. Sì, però, non, cioè, nel senso, rimane, come dire, cioè, che connotazione è? Cioè, non, il mio punto è soprattutto rispetto al fatto che Elizabeth, la protagonista di The Den, sì, probabilmente è una ricercatrice, quindi è benestante, ma non esiste un discorso su come siano connotati a livello sociale e antropologico le persone che subiscono queste cose, che secondo me permette di affrontare in termini molto più astratti il problema dell'iperfettazione di sguardi e di immagini nel presente. È molto più, come dire, teorico secondo me The Den, per quanto possa avere poi conseguenze pratiche. Poi ne so di TP Glow, nel senso la conseguenza pratica è riconoscere i propri traumi e eventualmente la propria depressione, in Jane Shambrun in generale, quindi nel senso mi pare che abbia comunque le conseguenze pratiche. No, no, certo, volevo solo differenziare perché comunque in Jane interessa, non voglio dire il cognome perché poi sbaglio pure io, interessa molto sì questa connotazione dei personaggi, però in realtà anche internet, per come viene narrato, è comunque una nicchia di internet, cioè alla fine, per esempio, è molto più esplicito in Self-Induced Hallucination, perché se tu vai a guardare, secondo me una delle cose migliori del film è che lei abbia scelto per lo più video sotto, diciamo, le 1000 visualizzazioni, quindi video abbastanza di nicchia che poi vengono visti da altre persone, tra cui la protagonista, e con cui la protagonista, proprio per via di questa illusione di realtà, cioè il fatto che siano cose sotto traccia che lei riesce a scovare in un certo modo, gli garantiscono poi una praticità di fondo che magari in The Den, come dici tu, diventa molto più astratta, no? Diciamo che da una parte volevo differenziare e darti torto, dall'altra volevo anche darti ragione aggiungendo questa piccola cosa. Ho schizzato, prego Fabri. Se vuoi, sempre. Ma io poi volevo riferire, no, beh, sul moralismo in realtà è una provocazione apposta per mettere in mezzo roba che mi piace, che ci piace molto di più, che riconosciamo essere un caposaldo ormai, è un film fantastico, però nel senso, io dicevo, secondo me è inevitabile poi che il moralismo comunque venga fuori, secondo me la butto un po' così, cioè, secondo me è di chi guarda che vuole dare un giudizio, non lo so, oppure si aspetta che ci sia, allora, dopo aver fatto tutto questo che mi vuoi dire? E quindi è come se chi guarda si trovasse di fronte a un voler tirare una conclusione, e spesso la conclusione è di dare la colpa, e dice no, ma lui adesso si sta guardando, invece in realtà forse penso siamo noi, cioè noi che guardiamo siamo parte attiva di quello che guardiamo, non siamo soltanto una cosa così, per quello poi io dico sempre che sono passivo perché guardo i film, poi in realtà passivo manco per niente, perché poi uno deve usare il cervello e la propria cervello, insomma, chi ne ha più, chi ne ha di meno, io sarei anche la propria sensibilità, la propria persona per affrontare. Comunque, detto questo, volevo dire anche un'altra cosa, che ecco, io faccio un mio, non è un mea colpa, insomma, una confessione, io del non binary dell'autore in questione, così non sbaglio, non ne sapevo nulla e me ne hai detto tu, caro Marco. E quindi tutto il discorso di metafora sul punto sul non binary, su non sentirsi rappresentato da nessuna parte, su questo e quest'altro, cioè non è, l'ho saputo da dopo e mi sono reso conto che funziona benissimo anche senza saperlo, cioè anche senza mettercela quella, cioè non è un film a tesi, non è un film che ti dice questo, ti dico questo, è un film molto intelligente che mi ha colpito molto, che secondo me è un film molto intelligente, we are going to the world's fair, forse è un po' più, ancora un po' più da mettere a posto, ancora un po' più da, forse mi ha colpito di meno, e parlando appunto, che a volte non si capisce di che parlo, di Esodia TV Glow, mi è sembrato molto intelligente, molto sul punto e molto, ripeto, intelligente da questo punto di vista, cioè di non voler fare un film per dirti una cosa, ma per metterla da parte, però dicendoti una cosa, mettendo in mezzo altre argomentazioni, altri temi, altre tematiche, altre cose, quindi non è soltanto quello,
quello è anche quella, è una cosa che c'è, però poi ci vuoi anche non vedere, non sapendo. Io ti ripeto, non lo sapevo, cioè non mi ho detto ok, per quello poi nel finale c'è l'urlo così, e sì, è vero come diceva Simone che è un po' sadico il finale e ti lascia un po' così, però nel senso sì, poteva essere forse meno cattivo, deve essere comunque realistico e non buono, ma ok. Però e questo forse non dico che sia un difetto, per carità, ma lo sento forse come un limite. Però d'altronde poi sì, forse è anche un naturale bisogno di noi che guardiamo questi film, vorremmo che magari, anche se non ci siamo affezionati particolarmente ai personaggi, comunque siamo esseri umani e vorremmo che ai personaggi, che su persone gli andasse bene, cioè ci dispiace se una persona, a meno che non ci stia sul cazzo, che non ci stia antipatica, che non ci abbiamo qualcosa contro questa persona, questo personaggio, ci dispiace un po' se le cose vanno male, quindi dici cazzo, ma tu lui ha fatto tutto questo percorso, tutto questo, alla fine rimane così ed è cattivo perché poi rimane tutto com'è, rimane la realtà. E la non realtà, la realtà che si è costruito lui, che in realtà è una realtà che si è costruito per sé, inglobando in se stesso, quando alla fine lui si apre il torace e dentro di lui c'è appunto come se ci fosse l'etere, non so, l'intero cosmo del web, l'intero web, e il suo modo di introiettare questo web. È come se ti dicesse, boh, quello ormai è dentro di me ed è una cosa che io tiro fuori, non so, un po' come mi viene adesso in mente, non c'entra niente, poi adesso magari fate due risate, come Ready Player One, che alla fine la realtà c'è, ma c'è anche il gioco che poi rimane sia dentro di noi, ma rimane anche una cosa opzionale che possiamo decidere di come gestirsi. Ed è gestirla. E poi poi forse anche troppo. È forse il contrario di ai soliti TV Glow come finale, come diciamo, come speranza, come, cioè nel senso è meno, anzi è tutt'altro che sadico, anzi è fin troppo speranzoso e si potrebbe definire anche buonista, non da me perché non sono d'accordo, Spielberg mi sembra sempre sobrio, elegante e ormai oltre, ma per torniamo alla solita TV Glow. Quindi nel senso, secondo me è un film, la solita TV Glow è un film davvero molto bello, perché mi ha colpito molto, ci penso ancora io, ed è quello, cioè ed è perché ti dice un sacco di cose, ti dice appunto il nostro rapporto, rifà sua completamente e quasi organicamente la lezione di Videodrom, inevitabilmente, in cui uno entra dentro la TV, entra, in cui ciò che guardiamo diventa ciò che siamo, quindi insomma è tutto, tutti i grandi discorsi, quindi funziona in tutti i casi, funziona sia dal punto di vista, come si dice, metaforico, di voler fare appunto sulla condizione del non-binary, non sentirsi nel proprio corpo, di non trovare una spiegazione, di non trovare appunto una via d'uscita da se stessi ingabbiati nel nostro corpo, ma da se stessi anche mentalmente, da tutto quanto, e che si mischia con, capito, non è soltanto appunto una metafora sul non-binary, sulla questione di identità sessuale, c'è cioè molto altro, quindi per quello mi sembra un film, un autore di cui si può parlare molto, ed è il motivo per cui ho voluto fare, mi è stato concesso questo di fare questa, no io sono d'accordo che ci siano anche altre stratificazioni all'interno dei film, soprattutto come diciamo prima in quello più compiuto che sarebbe I Soli TV Glow, perché diciamo che proprio in virtù di quello che dicevo prima, no, un po' la differenza di età tra i personaggi che interagiscono, che c'è anche nel precedente, e un po' in generale per il modo in cui loro si approcciano non solo a internet ma anche alla TV, per esempio, e al contesto storico, loro sembra che guardino questo Pinco Peck, che è una specie di Buffy incontra Twin Peaks,
Buffy, vabbè, mi pare ovvio, ma comunque l'ha confermato anche la regista. Twin Peaks, insomma, vedendolo, è anche quello è abbastanza ovvio. Che poi il protagonista, 10 anni dopo, riesce a rivedere su una specie di finto Netflix in streaming, e lui si rende conto, insomma, di aver percepito male da giovane quello che era ciò che ha visto. Cioè, in realtà non era una Twin Peaksata, diciamo, surreale, ma era questo cartone per bambini anche abbastanza cheap e brutto, che poi è finito sulla piattaforma, forse per effetto nostalgia, un po' come poi sono nati prodotti come Stranger Things, che richiamano gli anni 80. Quindi sì, questa stratificazione c'è sicuramente al di là della metafora, ed è anche il motivo per cui secondo me poi i personaggi e la loro descrizione funziona anche meglio, perché si vede proprio che lo sviluppo loro e della storia è anche molto organico e trova compimento in Esode di Bigelow. Per rimanere invece sui finali e sull'ambiguità, secondo me quando lui si apre il torace, per l'appunto, e vede questa specie di static della TV un po' etereo e non più grigio, lì secondo me ancora mantiene una sorta di ambiguità, che poi è quella che c'è in tutto il film, per cui sì, lui all'interno ha questa cosa che reprime, ma che può essere allo stesso tempo bellissima ma anche orrenda da fare esperienza, insomma, e quindi diciamo rimane quell'ambiguità di fondo di quel tipo di esperienza, diciamo non binary, trans. Allora non mettiamo etichetta al protagonista, perché non ce ne sono, non è neanche necessario, però poi vira su quel sadico finale in cui lui appunto richiama la mamma perché crede di star morendo, eccetera. Secondo me richiama molto un po' la patina, come diceva Ciavone all'inizio, A24, che punta un po' alla spettacolarizzazione, ma come punta un po' alla spettacolarizzazione anche il montaggio di A Self-Induced Hallucination, perché tutto il processo alle due ragazzine, di cui vengono riportati anche delle clip prese dal tribunale in cui parlano psichiatri e avvocati, puntano più su quello, però poi sono contrastati da sempre dal finale, ma anche da altre cose, in cui c'è questo ragazzo che parla del modo in cui lui ha accettato la sua condizione. Anche qui non ne dà etichette, quindi non la capiamo bene, però in realtà crea questa tulpa, che sarebbe una specie di amico immaginario, per farla semplice, ma in realtà è molto più complicata, che vive all'interno della sua testa, ma che ha delle caratterizzazioni diverse dalle sue, quindi è una specie di altra identità. Ed è un'identità femminile, quindi anche lì si richiama una specie di ambiguità di fondo delle esperienze personali, che funziona benissimo. Però sono d'accordo poi con il discorso sul moralismo e sulla spettacolarizzazione, perché credo, non so se è inevitabile, sicuramente è più accettabile in questo contesto, però sì, ogni volta che capita diciamo che mi ha stonato un po'. Sì, io diciamo che sarei d'accordo in linea teorica col fatto che il moralismo è negli occhi di chi guarda, come diceva Fabrizio, se non che mi sembra che ci sono anche dei film in cui ci sono delle sottolineature e non notarle. Ti stavo troppo responsabilizzando nei confronti del film. Puoi anche farlo. È legittimo in questo agone che tu mi responsabilizzi dello sguardo moralista, perché è uscito, vabbè, adesso rientrerà, però come dire, quello che diciamo volevo anche dire è che anche rispetto alla non urgenza esplicita del tema queer in questi film, sono d'accordo, nel senso che riesce a generalizzarli, però alla fine si tratta più o meno sempre di quello, cioè comunque c'è un discorso di isolamento del soggetto che affronta un proprio percorso, che è sempre un passaggio, una presa di coscienza più o meno vitale o mortifera, però comunque fa parte di questo percorso. Banalmente potrebbe anche essere un percorso, ecco, adolescenziale, comunque il varcare una soglia, ok? E sono film che sono pieni di soglie, quindi sì, se vuoi puoi generalizzare, però ecco, io credo anche che esistano dei riferimenti più concreti che il film fa, e non penso che ormai si possa, cioè non si può scindere fino a un certo punto dal fatto che il film esca ora e sia di Jane Shambrun in particolare, visto che comunque, nel senso, specialmente in contesti di pubblico statunitense, di mondo indie del Sundance, dico, esiste questa continua anche qui permeabilità fra commento e film, e quindi, come dire,
cioè, poi Jane Shenbrun si esprime molto sui suoi film, come ha detto Simone, ha esplicitato la discendenza di Pinco Peck, quindi comunque, diciamo, per quanto io sia dell'idea che l'autore non esiste, qui l'autore è quasi sovrabbondante, mettiamola così. Però, ecco, io vorrei in realtà lanciare degli elementi in più. Io volevo farvi una domanda, dimmi tu se vai prima tu o prima io. Fammi collegare perché allora Simone ha parlato dello Slenderman stabbing, che è un catto di cronaca del 2016, in cui due ragazzine convinte che Slenderman fosse vero hanno accoltellato 19 volte una loro amica in un bosco per poi lasciarla lì. In realtà la ragazzina è sopravvissuta e loro sono state processate ed è stata valutata la loro incapacità di intendere e di volere, per farla semplice, per cui alla fine loro sono soggette a trattamenti psichiatrici e lo saranno per molti anni. Ora, A Self-Induced Hallucination probabilmente l'unica cosa coerente in questo collage che fa, oltre alla figura di Slenderman, che chiaramente è comune a tutto quanto il film, è proprio il ritorno di questo discorso. C'è un discorso che è molto centrale nel film, questa suggestione, su cui, diciamo, sembrerebbe non ci sia un commento, di internet come effettivamente motivo di ispirazione per soggetti complessi alla violenza. Il discorso è complesso perché chiaramente nel film si parla anche di come potrebbe essere colpa di un contesto parentale in cui non c'è attenzione per cosa i figli guardano. E per l'appunto c'è sempre la famiglia in tutte e tre. C'è la famiglia in tutte e tre. E io volevo anche citare un film veramente brutto che è uscito nel 2016, pochissimo dopo gli eventi, che è un film che andò al South by Southwest, che è l'SXSW Festival americano, che si chiama Beware the Slenderman, di tale Irene Taylor, che è un discorso dalla parte dei genitori delle due bambine accoltellatrici. E in A Self-Induced Hallucination questa cosa torna e cerca di fare il punto su questi discorsi e su questo tipo di produzione l'ultimo documentario di un altro regista queer, che è Alex Era, che è un regista sconosciuto che lavora su internet, lavora con l'horror fan footage, lavora con i documentari sull'horror fan footage e sull'analog horror. Ha fatto questo film lunghissimo di 5 ore e mezza in 3 parti che si trova su internet su il mito di Slenderman. E diciamo, per quanto ci siano poi delle cose un pochino imbarazzanti e come dire retoriche alla fine del film, esiste comunque, cioè dimostra che può esistere un documentario anche piuttosto classico di impostazione che rimetta Slenderman al suo posto, nel senso rimetta Slenderman nella sua matrice di creatura creata da comunità spontanee di persone di una certa età spesso, che si riuniscono su internet e creano questa creatura. Il concetto di tulpa, come ha detto Simone, torna perché, diciamo, viene stressata l'idea che a forza di immaginare una certa cosa a un certo punto possa esistere, mettiamola in maniera semplice. Se non sbaglio, addirittura lo definiscono egregore. Ecco. Come dire, questo documentario a un certo punto parla esplicitamente di Beware the Slenderman, di A Self-Induced Hallucination e poi di quell'immondizia assoluta di Slenderman, horror di finzione uscito al cinema con mega produzione. E, diciamo, tutto questo malloppo di altre informazioni per dire che in realtà, come dire, a me sembra che il modo in cui Jane Shenbrun traduca questa cultura sia in realtà strumentale per parlare di altro, cosa più o meno legittima, se non che a me sembra che in realtà sia molto letterale nel fatto di voler descrivere una certa cultura contemporanea che è internettiana e che anche in Assault TV Glow è internettiana, perché parliamoci chiaro,
I Saw TV Glow è anche un analog horror, non è un, è più un analog horror che non un tributo generico agli anni 80-90. L'analog horror è l'horror che simula la qualità da tubo catodico e immagina quel tipo di trasmissioni televisive come fonte di perturbante. Il punto dell'analog horror spesso è che cioè vive molto della contraddizione di essere un'immagine dal passato in un contesto del presente, quindi gli analog horror proliferano appunto al cinema, proprio perché è televisione ma la vedi al cinema, su internet è televisione ma la vedi su YouTube, quindi vivono di questa, di questo continuo senso di straniamento e di spodestamento, insomma lo tolgono dal loro posto, è un aspetto molto importante, e Saw TV Glow parla un sacco di queste cose. Alex Herer, il regista del documentario che dicevo prima, ha fatto un documentario molto bello, anche questo molto lungo, sulla storia dell'analog horror, degno di Mark Cousins o Rodney Asher, però su YouTube, e a me sembra che ci sia sotteso a tutti questi discorsi, fa bene il paio con la gerarchizzazione moralista di cui dicevo prima, una gerarchizzazione delle immagini, cioè a me sembra che ci sia un utilizzo molto strumentale di queste cose, e credo che Jane Shambron, forse per obiettivi di vendibilità, trasformi questi elementi in strumenti di social commentary, di trauma studies, come fanno purtroppo in tanti negli Stati Uniti, quindi utilizzare questi strumenti come amplificatori dei traumi di personaggi che vivono in certi contesti e quindi trovano in questi luoghi dell'etere valvole di sfogo particolari, e credo che diciamo, per quanto a Self-Induced Hallucination abbia la voglia di rimaneggiare queste gerarchie, in realtà non utilizza solo video di YouTube a basse visualizzazioni, utilizza anche Marble Hornets, c'è molto Tribe 12, ci sarebbe da parlare anche della cancel culture che è arrivata a come dire, inquinare, mi verrebbe da dire, il mondo di internet, esattamente come ha fatto col mondo del cinema, quindi per carità, molti vizi sono in comune, però tengo a dire credo che Jay Shambron utilizzi, non parli di queste cose, legittimo fino a un certo punto, secondo me ne vale la pena fino a un certo punto, perché l'idea, cioè, come dire, è come se abbandonasse completamente un'idea del perturbante di internet, per tradurla, e penso sia una traduzione un po' pigra, ecco, per farla veramente più semplice, credo sia questo. E non, quindi non troppo... non restituisce troppo, cioè fa, alla fine i suoi discorsi sono discorsi su persone che vivono nelle province americane, internet c'entra il giusto, credo, alla fine. E io non ho nulla da aggiungere, perché purtroppo temo di essere d'accordo in virtù delle cose che comunque ci siamo già detti direttamente in puntata, come se internet fosse alla fine quasi un pretesto, anzi trovo secondo me più centrale il discorso della televisione, della nostalgia in Esode di Viglo rispetto al discorso su internet nei due precedenti. Poi certo ci sono degli inserti che altrove non si possono trovare, per esempio tu parli analog horror, però un qualcosa che non è mai approdato al cinema o lo ha fatto sempre in maniera laterale negli ultimi anni è la ASMR, per esempio Casey in We're All Going to the World's Fair per andare a dormire guarda la ASMR. Sì, no, semplicemente do la parola a Fabrizio, mi sembra che ti dica, a momenti queste cose possono davvero piacere, cioè le cose tipo Pink Opaque o internet o i giochi di ruolo horror online o le community, sono le persone che devono affrontare in maniera traumatica delle transizioni di qualsiasi genere, non solo di genere, ma in generale. Ho detto di genere in generale. No, ma però, è chiaro, perché viene detto chiaramente in A Self-Induced Hallucination che sono dei conduttori, cioè se lei ha inserito quel pezzo significa che comunque gli dà ragione. Ed è secondo me sbagliato. Non so, secondo me non sono molto d'accordo con la vostra cosa sul fatto di vedere adesso qualcuno in disaccordo, cioè sta se no qui stiamo a fare del calcolo, no scherzo, no, volevo dire, secondo me non so, non sono molto d'accordo perché mi sembra invece molto ancorato a mi sembra davvero sia molto più figlio, molto meno figlio di
di uno Stranger Things, appunto della nostalgia, è molto di più ritorno a battere su Videodrome, su Cronenberg. Su lui ti dice, guarda, lui negli anni 80, l'83 ti dice, regà, Stella TV che adesso sembra una cosa nuova, figa, vi fotte. E non in modo, appunto moralista, da critica. Sì, è un modo di fare una critica sociale, però non puntando il dito, una critica all'uomo, dicendo, regà, noi adesso siamo così, quindi potrebbe andare così, e quindi potremmo andare cos'ha, e quindi è come se fosse un monitor a ciò che succederà. Quindi mi sono molto più profetico, mi sono molto più in linea, ripeto, a Videodrome, a Cronenberg, a quei registi, a quegli autori, a quegli artisti che ti mettono sempre in guardia, pur non facendolo esplicitamente. A tutti i film che vedono il futuro, e poi ovviamente non paragono in toto Jane a David, che chiaramente Cronenberg è davvero uno che, come Pasolini, io perché quando parlo dico sempre come qualcuno, devo sempre abbracciarmi a qualcuno, problema mio. E gente, artisti, autori profetici che hanno visto in qualche modo il futuro. Crimes of the Future, tornando a Cronenberg, è un film che ti dice, è un film che sta avanti anni ed è un film fondamentale che ti dice un sacco, ti dice cose che ancora non riusciamo a decifrare, di discorsi sociali. Poi i discorsi cinematografici sono un sacco di altri film su gente che vede il futuro, tipo Pulp Fiction, tipo Aglo Drift, che sono tutte cose che però capiremo nemmeno quando ci saremo con i nostri piedi, cioè, quando ci saremo con i nostri di persona, forse nemmeno dopo, nemmeno né prima né dopo, non lo capiremo forse mai, il modo in cui ci narrano determinata cosa. Il cosa ci narra, questo qui forse è appunto più cronenbergiano, ripeto, adesso ai TV Glow, e non vedo ci sia non lo so, forse la patina di A24 o Netflixiana, come diceva prima in prepuntata Simone, potrebbero un po' distanziare, lo capisco perfettamente, e in fondo fosse un po', è forse un po' la pinco pecca del tutto il fine di tutta l'operazione. E quella è la domanda che volevo farvi io. Non pensate invece, ribaltando il concetto, che in qualche modo forse è necessario che soprattutto la serie TV Glow, perché We Are Going to World's Fair è un'altra cosa, che la serie TV Glow abbia questa patina? Non è secondo voi necessario che si parta da una casa di produzione così young, così smart? No, da quanti anni è che c'è? Da manco 10 anni? La 24, la 24, uno dei primi penso fosse Spring Breakers, che è del 2012, quindi insomma forse anche prima, poco prima. Quindi non vi sembra, secondo me sì, secondo me è anche indicativo del fatto che si abbia questa patina di A24, la cosa di Viglow, per entrare davvero in connessione con l'autore del film e con ciò che vuole dire nel modo in cui lo dice. Non lo so, questo vi lancio questa domanda. Allora, rispondo io, se per Marco non è un problema, poi magari si aggancia. Io anche qui mi trovi parzialmente d'accordo, nel senso che se il punto è quello di lanciare un monito, sicuramente questo monito da qualche parte deve arrivare. Però proprio perché si parla di esperienze sotto traccia di internet, perché sì, come dice Marco, ci sono anche video abbastanza visualizzati, o comunque si parla di fenomeni di larga portata che quasi si autosupportano, simil virus, andando insomma nelle case dei giovani. Alla fine sì, la forma, le forme dei tre film li rendono abbastanza vendibili, sono confezionati per essere vendibili, l'ultimo soprattutto, in una forma che poi ai giovani può piacere, ma dall'altro lato allora non c'è fiducia, e qui mi ricollego a quanto diceva Marco sull'analog horror, non c'è fiducia nella forma da cui trae ispirazione, perché se tu mi stai dicendo allo stesso tempo che questa forma che tu applichi nei film serve ad avvicinare i giovani, ma poi mi dici all'interno dei film che i giovani sono avvicinati da queste esperienze proprio in virtù dei loro traumi, delle loro esperienze, dei periodi di transizione, eccetera,
allora vuol dire che tu stai arrivando in ritardo, cioè non sei come Cronenberg che ripesca per esempio nell'ultimo, nel penultimo, il cinema trascendentale per parlare poi di futuro e di trasformazione umana. Non ti stai fidando del materiale da cui trai ispirazione. Quindi sì, da una parte posso essere d'accordo assolutamente sul fatto che siano più vendibili e avvicinino più persone proprio in virtù della patina, della loro vendibilità, però dall'altro significa che non hai capito benissimo, diciamo, la portata di questi fenomeni. Ma infatti non stavo paragonando, per carità, con tutte le dovute differenze, Cronenberg è davvero tra un altro tipo di discorsi, un altro tipo di cinema, un altro tipo di background, un altro tipo di idea. Io sto soltanto dicendo che più che è un'operazione di nostalgia, che alla fine, come Marco diceva, a lui sembra che sia molto più concentrato e focalizzato, che alla fine di tutto ciò di cui parla il film, alla fine esca soltanto un discorso sulla nostalgia e su delle icone di un certo tipo. Mi sembra che sia più vicino a Cronenberg in quel senso. Però forse tu dici che invece ci sono troppi lati negativi che positivi, forse. No, ma questo sono d'accordo, certo. Forse non è ancora stato stoicizzato abbastanza il periodo in cui viviamo, forse per arrivare a delle conclusioni anche che ti possono dire, guarda, nell'aver fiducia, appunto, come dici tu, Simo, non lo so. No, hai fatto bene a parlare di storicizzazione, perché il mio punto è proprio questo, cioè sono sicuro che la sua filmografia verrà storicizzata, entrerà a gamba tesa nella cinematografia, nelle classifiche, quello che vuoi, però allo stesso tempo esistono già fenomeni più sotto traccia, come Marble Hornets stesso, che dovrebbero entrarci, ma non ci entreranno mai, proprio per questioni di gerarchizzazione, di cinematografia intesa in un certo modo, che però parlano dello stesso fenomeno e lo fanno fidandosi del mezzo e del contenuto che hanno. Lei invece rimastica quella roba lì e la rivende in una forma più adatta e adattabile al cinema inteso in senso stretto. La mia risposta alla domanda di Fabrizio è no. No,